3, 2, 1, facciamo le castagne. C'è cazione. Ciao e bentornati nella mia cucina. Oh, in queste serate un po' tiepide, un po' frescoline, la stagione pullula di ingredienti. Abbiamo questa sera le castagne. Oh, sono a fuoco? Non si sa. Comunque abbiamo le castagne. Allora, vogliamo fare le castagne? Vorremmo, anche perché poi ti scaldi le mani. Allora, c'è una persona qua fuori campo, non posso dirvi chi, la voce fuori campo, che vuole tagliare le castagne, perché vanno tagliate. Perché lei è un aggiggio per tagliare le castagne. Tagliamo queste castagne. Allora, per tagliare le castagne abbiamo bisogno di un coltellino, possibilmente Ikea rosso. Eccolo qua. Allora, sì, bisogna per prima cosa fare così, prendere e fare un taglio in questo senso, in questa maniera, perché altrimenti, se non si fa il taglio, poi potrebbe scoppiare la castagna, potrebbe scoppiare. E allora si fa un taglio in questo senso, e una volta fatto questo taglio a tutte, bisogna fare un'altra procedura che sicuramente la voce fuori campo non sa. Bisogna mettere un paio d'ore a mollo in acqua. 2 ore, signore mio, mi ha guardato lì. 2 ore a mollo in acqua. Si fa questo taglio, giusto, voce fuori campo. La voce fuori campo non sta... Non vedi, vi faccio vedere una cosa. Bellissima. Questa l'ho tagliata io. E questa l'ha tagliata lei, non so se c'è differenza, non si vede niente. Comunque vabbè, ha tagliato di manco? No, sì, ma... Vabbè. Va bene. Allora, facciamo il taglio a tutte le castagne. E poi provvediamo a metterle in acqua. Vai. Bene, allora, trascorse 2 ore, è mandata via persone in più, prendiamo le nostre belle castagne e le mettiamo a scolare, giusto? Nel frattempo abbiamo acceso il forno, abbiamo messo a 200 gradi perché deve essere bello caldo. In teoria facendo 80, non mi resti i forni qua da casa, mi è sempre manco del quello che penso. Comunque l'abbiamo messo a scaldare il forno, le castagne gli diamo una bella asciugata e poi una volta asciugata le mettiamo in una placca, giusto? Sì. Le mettiamo in una placca, dicevamo, no? Ecco qua. Le allargate. E dove le mettiamo adesso? In forno. In forno a 200 gradi. Gli diamo 25 minuti e dopo vediamo il risultato. Andiamo. Eccole qua, sto spionando le mani. Adesso, sta riprendendo il piede. Adesso le mettiamo in un canovaccio e le lasciamo qua 5 minuti in modo che l'umidità le faccia impregnare. Io però nel frattempo che aspetto che si impregnino qua e tutti, le stai tutti quanti giù. Adesso con coraggio ne prendo una. Abbiamo una cosa, dobbiamo fare attenzione alle castagne. Potrebbe avere l'ospite, non ci siamo. Vada come esce, guarda come esce. Esce quasi perfetta. Questa è perfetta da mangiare. Mi ustionano le mani anch'io. Da mangiare col vino nuovo. Io direi col vino nuovo, col novello è perfetta. L'altra ride, non si sa perché. Poi sentiremo. Hai messo a fuoco? Sì. Bene, allora, dopo questa semplice ricetta, che è semplice ma poi diventa complicata quando devi farla, do 3 consigli, metto giù la castagna altrimenti mi ustiono. Numero 1, iscrivetevi. Numero 2, se vi piace mettete like altrimenti lasciate stare. Numero 3, ricordate, siamo ciò che mangiamo. Un'ultima cosa, non dite ai figli che fate le castagne, se no non vanno più via. Ciao, yes!